Benvenuti a una nuova lezione. Oggi iniziamo dal riscaldamento in piedi, cerchiamo di allineare bene i nostri piedi sotto alle anche, rilassiamo le braccia e andiamo a disegnare dei bei cerchi indietro con le spalle. Intanto prendiamo aria dal naso e soffiamo dalla bocca, allungando sempre la colonna. E torniamo in avanti, quindi cambiamo il senso di rotazione, rilassando sempre le braccia. Disegniamo dei cerchietti con le nostre spalle, mobilizzando le scapole e rilasso, mantenendo giù le spalle. Inclino il capo lateralmente da una parte e dall'altra. Continuo a rilassare le braccia lungo la colonna, schiaccio giù le scapole ultime due. Ritorno al centro. Andiamo ad unire i piedi e le ginocchia e da qui, sedendoci leggermente, andiamo a disegnare dei cerchi adesso con le nostre ginocchia, mantenendo la schiena piatta, le mani sulle ginocchia. Cerchiamo di toccare tutte e quattro le pareti. Cambio il senso di rotazione. Ritorno. Allineo di nuovo, faccio un po' di spazio tra i piedi, porto le mani sul fianco, sul bacino, mi siedo leggermente immaginando di avere un hula hoop intorno alla vita. Disegno dei cerchi adesso con il bacino, sempre toccando tutte e quattro le pareti. Cambio il senso di rotazione. Ok, ritorno al centro, distendo le gambe, mantenendo le mani sui fianchi, vado semplicemente a flettere l'anca destra e poi la sinistra, rimanendo sul posto. Porto sul ginocchio, continuo ad allungare la colonna e fletto l'anca e soffio fuori l'aria mentre sale il ginocchio. Fletto l'anca in apertura lateralmente, sempre mantenendo fermo il busto, allungo la colonna, manteniamo le mani sui fianchi. Cerchiamo di schiacciare sempre giù le spalle. Ultima ripetizione, ritorno. Ok. Eseguiamo lo stesso esercizio raddoppiando, quindi due volte con la gamba destra, due volte con la sinistra, due volte con la destra, due volte con la sinistra. In apertura, sempre due, sempre due. Ultime quattro, due per gamba. Ritorno al centro. Da qui cerchiamo di estendere l'anca. Quindi portiamo indietro la gamba destra, partendo dallo scivolamento a terra. Cerchiamo di toccare con la punta del piede più indietro che riusciamo. Scivolo a terra senza staccare il piede e ritorno. Soffio, allungo la colonna, mantengo giù le spalle e ritorno. Ricerco l'equilibrio e ritorno.
e ritorno, e ancora due. Ultima ripetizione. Ok. Destro, lato. Iniziamo il riscaldamento. Quattro. Passo e tocco, apro e chiudo, apro e tocco. Cerchiamo di coordinare anche le braccia. E ancora. Cerchiamo di tenere il tempo. Rilasso le braccia. E vado. Con la pressione laterale del busto e ritorno al centro.
centro, prendo aria, soffio, prendo aria, prendo aria, ultima ripetizione, eseguo lo stesso movimento con le braccia aperte come le ali di un aereo, sempre allineate alle nostre spalle, ricerco la flessione laterale, prendo aria, prendo aria. Ultime due. E da qui rilasso le braccia, apro la gamba destra e sento tre molleggi in affondo sulla gamba destra. E ritorno. Gamba sinistra, tre molleggi e ritorno. E ancora. Uno, due, tre. Spingo sempre. Schiena bella fianca, in allungamento la colonna. Uno, due, tre, ritorno. Uno, due, tre, ritorno. Sempre tre molleggi. La gamba che rimane al centro rimane tesa, i piedi sono paralleli, le punte rivolte in avanti. Ultime due. Una a destra, una a sinistra. Ritorno al centro. Da qui ripartiamo con la nostra marcia. 4, 3, 2, destro. E vado a marciare. Sempre coordinando le braccia. 4, 3, 2, apro, apro. Chiudo, chiudo. 1, 2, 3, 4. Comanda sempre il piede destro, apro e scendo e ritorno al centro. E ancora, apro e scendo e torno, distendo, mi allungo. 1, 2, 3 e 4. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ancora, apro. Rimango giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ci fermiamo. Da qui andiamo ad aprire di nuovo i nostri appoggi alla larghezza delle spalle, punte leggermente extraruotate, portando le braccia in apertura. Vado a piegare il ginocchio destro, cerco di avvicinare la mano destra al tallone destro e ritorno al centro. Piego la gamba sinistra, fletto il busto e ritorno. Avvicino la mano al ginocchio o al polpaccio e ritorno. Braccia sempre allineate. Ritorno. Ultima ripetizione. Ritorno al centro, rilasso. Guardiamo, mi giro sul fianco per farvelo vedere meglio. Le braccia a cos'arco, schiaccio giù le spalle e da qui cerco di portare indietro le spalle, quindi avvicinare le scapole più che riesco per poi allontanarle e quindi anteporre le spalle. Retropongo e antepongo le spalle avvicinando e allontanando le scapole. Se vi viene difficile in questa posizione, possiamo anche distendere le braccia in avanti. Avvicino e allontano le scapole. Vado poi a portare le mani dietro alla nuca, gomiti leggera in su.
misura e qui cerco soltanto di avvicinare le scapole più che riesco e poi rilasso, le avvicino una all'altra guardando indietro fuori, rilasso, prendo aria, fuori l'aria, continuo ad allungare la colonna, mantengo sulle spalle e avvicino le scapole più che riesco. Ultime due, ultima ripetizione, rilasso. Ok, cerchiamo adesso di chiudere l'ultima costola sulle creste iliache andando ad arrotolarci sopra l'ombelico, riportiamo di nuovo le braccia a quest'arco, soffiando a tutto l'addome, mantenendo le spalle lontane dalle orecchie, cerco di arrotolare e allungare la parte dorsale, la parte alta della colonna, prendo aria. L'obiettivo appunto è quello di chiudere questa distanza tra l'ultima costola e la cresta iliaca, la spina si mette più davanti, la nostra anca. Ultima ripetizione. Per farvelo vedere, da qui ricerco la rotazione del busto, mantenendo le braccia in taglio con i gomiti di leggero piegamento, il bacino fermo, vado a ruotare il busto, prendendo aria ritorno al centro, soffiando ricerco la rotazione dalla parte opposta, continuate a spingermi indietro i gomiti, le spalle basse, ritorno. Petto aperto, scapole pinzate, una vicina all'altra, ritorno al centro e rilasso, portando le mani sulle spalle, andiamo adesso a disegnare dei grandi cerchi in avanti con i gomiti, cercando di toccare tutte e quattro le pareti, intanto allunghiamo la colonna e ricerchiamo la massima ampiezza di rotazione. Torno indietro, cambio il senso di rotazione. Ritorno, mani sui fianchi, spalle basse, allungo la colonna e da qui. E torno. E torno. Cerco di premere a terra tutte e 10 le dita. Cerco di attivare bene il precipite surale, i polpacci e spingo la sommità del capo verso il soffitto più veloce su, volleggio su e giù su 4 3 2 sciogliere. Ok, ricerco l'equilibrio portando la punta del piede destro in appoggio a terra in avanti, le braccia in leggera apertura e soffiando mentre apro le braccia cerco di staccare il piede da terra e flettere l'anca quanto riesco senza modificare nulla nella colonna, allungo la colonna e schiaccio giù le spalle, soffio, cercate di fare spazio tra le vertebre, anche le braccia si allontanano dal corpo come la nostra gamba tesa. Ultima ripetizione, cambio gamba, prendo aria e inspiro, ognuno sale quanto riesce sempre tenendo stabile, attivo l'addome e stabile la zona lombare, non devo modificare nulla nella colonna, posso salire anche solo qualche centimetro. Ultime due, ultima ripetizione, mani sui fianchi e torno, cambio gamba, spingo il tallone verso il pavimento e allungo la gamba tesa, sempre in allungamento.
faccio tre molleggi e cambio. Uno, due, tre, ritorno. Con le mani cercate di percepire che le creste iliache rimangono allineate, quindi non vado a far salire l'anca della gamba che va in apertura. Piede a martello, tallone in spinta. Ultime sei, quindi tre per parte. Ultime tre. Ritorno. Sciogliere. Mani sui fianchi, sulle cosce, sulla. E da qui mi siedo, quindi schiena piatta, spingo indietro il bacino e ritorno. Ritorno. Mantenendo sempre bene giù le spalle, il petto aperto, piedi allineati alle nostre anche. Mi fermo giù, prendo aria soffiando retroversione, guardo lombrichi, guardo comodo la corona, prendo aria ritorno, guardo avanti, dorsi nella zona lombare, soffio rotondo, prendo aria e mi allungo, petto aperto, spalle basse, tirate indietro la pancia, spingete indietro la zona lombare, prendo aria e ultima ripetizione, ferme le gambe, sempre in leggero piegamento, ritorno e mi allungo, distendo, ok, continuiamo la nostra routine di allenamento scendendo sul materassino. Bene, per quest'ultima parte della lezione scendiamo a terra sul materassino, possiamo toglierci le scarpe, ci mettiamo comodi così da poter togliere anche la forma della scarpa del nostro piede e andiamo in quadrupedia, quindi ci posizioniamo nella posizione quadrupedica posizionando bene le ginocchia sotto alle anche, le mani sotto alle spalle. Dita aperte delle mani, schiacciamo bene indietro le spalle, allunghiamo la colonna, manteniamo lo sguardo a terra e da qui, arrotondando la colonna, andiamo in retroversione, prendendo aria, riportiamo il bacino nella posizione neutra, soffiando, arrotondo, retroversione del bacino, stretching del gatto. Prendo aria, mi allungo e soffiando, retroversione, ultima ripetizione, ritorno in allungamento. Ci sediamo sui talloni, allunghiamo bene la colonna, spingiamo le mani in avanti, manteniamo il capo al centro, cerchiamo di farci più stretti che riusciamo. Ritorno nella posizione quadrupedica, cercando sempre di allineare bene le mani sotto alle spalle. Durante l'espirazione cercherò di scivolare tenendo la mano e i piedi a terra opposti in appoggio, prendendo aria ritorno, soffiando, scivolo con la mano e il piede opposti. Cerchiamo di stabilizzare bene il bacino senza modificare nulla nella colonna. La mano scivola avanti, la spalla rimane indietro. Il piede scivola invece verso la parete posteriore senza muovere il bacino. Ultime due ripetizioni. Ultima ripetizione. Ritorno e da qui mi giro e salgo in ginocchio. Mantenendo le ginocchia allineate sotto alle anche, rilasso le braccia in leggera apertura, schiaccio giù le spalle, premendo il ginocchio sinistro a terra, soffiando vado a ricercare la flessione laterale. Prendendo aria ritorno al centro,
espiro, prendo aria e soffio, prendo aria, espiro, inspiro, prendo aria, ultima ripetizione, ritorno al centro, da qui rilasso sempre le spalle e le faccio semplicemente salire prendendo aria e soffiando, le deprimo più che riesco, inspiro, espiro, rilasso le braccia, le spalle salgono e scendono sempre lentamente. Ultima ripetizione. E ritorno. Da qui ci sediamo sui talloni, scivoliamo lateralmente con i glutei e portiamo le gambe in avanti a rana. Quindi un po' di spazio tra i piedi, cerchiamo di mantenere le gambe extraruotate, mani sulle ginocchia. Prendendo aria mi preparo, soffiando, scivolo con le mani sulle gambe fino ai piedi se arrivo e arrotondo la colonna, porto lo sguardo a terra, prendendo aria mi allungo, apro bene il petto, abbasso le spalle e soffiando scivolo, cerco di flettere il busto raggiungendo con le mani i piedi, prendo aria e espiro. Inspiro, mi allungo, espiro, risucchio bene l'ombelico verso la colonna, tiro in dentro la pancia. Ultima ripetizione, prendo aria, espiro. Ritorno in allungamento. Portando le braccia anteposte, durante l'espirazione cerco di ruotare il busto lateralmente. Prendo aria al centro, espirando ruoto dalla parte opposta, sempre allungando al massimo la colonna, mantenendo le braccia davanti alle spalle. Prendo aria al centro, espiro in rotazione. Ultime due. Cercate sempre di allungarvi al massimo facendo spazio tra le vertebre, giù le spalle. Ritorno al centro. Ci spostiamo nella parte anteriore del materassino. Portiamo le mani sotto le cosce. Inspiro, mi preparo. Espiro. Arrotondo la colonna, vado in retroversione. Cammino con le mani sotto le cosce. E vado a coricarmi una vertebra dopo l'altra. Ritorno con le braccia lungo i fianchi, abbasso le spalle, apro il petto, avvicino i piedi leggermente ai glutei, appoggiando tutto il piede a terra e mantenendo sempre un po' di spazio alla larghezza delle ginocchia e delle nostre anche. Sotto alla zona lombare passa sempre un pochino di luce, quindi manteniamo il bacino nella sua posizione neutra. E da qui, prendendo aria, mi preparo, soffiando porto la gamba destra a tavolino, prendendo aria, stabilizzo la posizione del bacino, soffiando abduco lateralmente la gamba, prendendo aria ritorno al centro, soffiando apro, prendendo aria ritorno al centro, inspiro. Cerchiamo di stabilizzare il bacino durante l'abduzione. Posso anche aprire le braccia per aumentare la base d'appoggio. Quando ritorno al centro, scambio le gambe, prendo aria, tengo fermo il bacino, faccio passare luce sotto la zona lombare. Prendendo aria, ritorno al centro, soffiando apro, inspiro,
espiro, prendo aria e soffio. Ultima ripetizione. Ritorno al centro, appoggio il piede a terra, porto le mani dietro la nuca, i gomiti nel campo visivo. Prendendo aria mi preparo, soffiando salgo in crunch, porto la gamba destra a tavolino e guardo il ginocchio. Prendendo aria ritorno in appoggio, soffiando cambio gamba. Cercate di far passare luce sempre sotto la zona lombare, allungando la colonna, mantenendo i gomiti nel campo visivo. Prendo aria, espiro, inspiro, espiro, prendo aria, fuori l'aria, e ancora due. Immaginate di avere una pallina sotto il mento, senza chiudere quindi il mento sullo sterno. Ritorno in appoggio, scarico la colonna, porto le cosce al petto e mi chiudo, mantenendo le spalle rilassate, i gomiti in apertura, e ritorno con i piedi in appoggio a terra. Da qui riportiamo le mani a collare dietro la nuca, i gomiti nel campo visivo. Portiamo la gamba destra a tavolino, fermando il ginocchio sopra l'anca, il piede rilassato, e durante l'espirazione salirò facendo una rotazione del busto, cercando di spingere entrambi i gomiti verso il ginocchio. Prendo aria, ritorno al centro, espiro, salgo in diagonale ricercando la rotazione del busto. Prendo aria e chiudo leggermente i gomiti mentre salgo, per poi ritornare in leggera apertura nel campo visivo. Soffio e chiudo, prendo aria e porto i gomiti al limite del mio campo visivo per poi chiuderli mentre salgo. Ultima ripetizione. Ritorno a terra, scambio le gambe, prendo aria, mi preparo, soffiando salgo in allungamento e ricerco la rotazione del busto. Prendo aria senza fare trazione sul collo, le mani sempre leggere. Andiamo quindi ad attivare gli addominali obliqui, sia interni che esterni. Ultima ripetizione. Ritorno al centro e rilasso le braccia, appoggio il piede a terra, distendo la gamba destra in appoggio sul materassino, piede a martello. Prendendo aria mi preparo, soffiando fletto l'anca, gamba tesa quanto riesco, facendo passare luce sotto la zona lombare. Prendendo aria piego il ginocchio, soffiando distendo. Prendendo aria scendo, sfioro il pavimento, soffiando fletto l'anca. Prendo aria piego, rilasso il piede, espiro distendo, piede a martello, inspiro scendo a gamba tesa, soffio fletto l'anca, inspiro piego il ginocchio, espiro distendo, prendo aria sfioro con il tallone il pavimento, soffio, prendo aria, soffio, prendo aria, inspiro, espiro. Ultima ripetizione. Prendo aria, soffio, prendo aria. Richiamo la gamba destra in piegamento, distendo la sinistra, piede a martello, soffiando mentre allontano la gamba dal corpo, fletto l'anca. Prendo aria, soffio, prendo aria. Soffiando salgo, fletto l'anca, prendo aria, piego il ginocchio, soffio, distendo, prendo aria, scendo.
sempre in quattro tempi. Prendo aria, prendo aria. Ultima ripetizione e appoggio. Ritorno con i piedi allineati alle nostre ginocchia e anche. Prendendo aria mi preparo, bacino il neutro, passa luce sotto la zona lombare. Soffiando salgo, andando in retroversione. Porto il bacino verso il soffitto e salgo in ponte. Prendendo aria stabilizzo la posizione, soffiando srotolo una vertebra dopo l'altra, ritornando in appoggio a terra, passando dalla retroversione del bacino. Prendo aria, mi preparo, soffiando salgo, schiaccio a terra la zona lombare, poi vado a staccare le vertebre, una dopo l'altra dal materassino. Prendo aria, mi preparo, appoggio tutto il piede a terra, soffiando srotolo. Concentratevi sull'appoggio dei piedi, cercate di premere gli alluci a terra. Durante tutto il movimento non salite sui talloni, distribuite bene il peso del corpo. Ultima ripetizione, ultima salita. Prendo aria, tengo la posizione senza contrarre i glutei, soffiando srotolo una vertebra dopo l'altra. E scarico, coscia al petto, ci chiudiamo e manteniamo la posizione. E da qui riporto i piedi in appoggio a terra. Porto le braccia lungo i fianchi, cerchiamo di salire adesso in ponte e cercheremo di staccare da terra un piede alla volta, soltanto di qualche centimetro, stabilizzando il bacino sempre alla stessa altezza. Prendendo aria mi preparo, soffiando salgo in ponte, senza crollare. Prendendo aria mi preparo, soffiando stacco il piede destro soltanto di qualche centimetro. Prendo aria, appoggio, soffio, stacco il piede sinistro. Prendo aria, prendo aria. Mantengo sul bacino, staccate il piede solo di qualche centimetro, non serve di più. Ultime due. Prendo aria. Prendo aria, stabilizzo il ponte e srotolo soffiando una vertebra dopo l'altra. E ritorno. Ci giriamo sul fianco, ci aiutiamo con le braccia a salire seduti. Portiamo le gambe in avanti, andiamo ad unire i piedi, apriamo bene le ginocchia e sciogliamo con un movimento a farfalla. Allunghiamo bene la colonna, abbassiamo le spalle e sciogliamo. Continuiamo a respirare, sempre prendendo aria dal naso e soffiando dalla bocca. Distendiamo la gamba destra in avanti, piede a martello. Fletto il busto e quanto riesco cerco di allungarmi in avanti, mantenendo il quadricipite rilassato nella parte anteriore della coscia. Andiamo ad allungare bene gli ischio crurali nella parte posteriore. E ritorno, scambio le gambe, distendo la gamba sinistra, piego la destra, fletto il busto e mi allungo quanto riesco. Teniamo la posizione sempre rilassando il quadricipite nella parte anteriore della coscia e ritorno, riporto le mani sulle ginocchia, incrociamo adesso le gambe, ricerchiamo la rotazione del busto. Con la mano sinistra sul ginocchio destro, faccio la trazione, appoggio la mano destra dietro alla schiena e allungando la colonna, spingo la spalla sinistra verso la parete laterale.
sempre schiacciando giù le spalle e spingendo la sommità del capo verso il soffitto. Ritorno al centro e scambio la posizione. Porto l'aria nella pancia prendendola dal naso. Soffio dalla bocca, svuotando il ventre e i polmoni. Ritorno al centro. Abbasso sempre le spalle e inclino il capo lateralmente. Teniamo adesso la posizione. Sempre portando bene l'aria nella pancia. Ritorno al centro, ruoto il viso, sempre verso destra. Avvicino il mento alla spalla e rimango lì. Ritorno al centro, inclino il capo dalla parte opposta. Ritorno al centro, ruoto il viso. Ritorno, abbandonando i muscoli del capo, chiudo il mento sullo sterno, porto lo sguardo alla pancia che si gonfia e si sgonfia. Ritorno, porto lo sguardo in avanti. E da qui vi ringrazio, ci vediamo la prossima lezione.